Ciao ragazze, come state? Allora, spero bene, nuovo video, che glitch stavolta. E nulla, sono qui a fare questo video che glitch, come vi avevo promesso, con una nuova dispositivo, ovvero una nuova fotocamera, nuova, si fa per dire perché ce l'ho da qualche mese in più. E saranno passati mesi o qualche annetto in più, ma la telecamera funziona come se fosse il primo giorno. Aspettate, perché non so se sono a fuoco o meno. Sì, infatti eravate ben troppo vicini. Allora, niente, se vedete che ho questo rosetto è perché devo fare il video con il rosetto addosso, e il rosetto è di Yves Rocher 156 matte. Sì, Yves Rocher, questo, non so cosa metta a fuoco questo, ma io ci provo. Ecco qua, metterà a fuoco, sì, spero di sì. Yves Rocher, questo è il colore che rappresenta, vedete? Metterà a fuoco, sì, spero di sì. Allora, attendete un attimo, un secondo. Ecco. Questo è il rosetto. E niente, volevo solamente sapere come stavate, se è tutto a posto. Intanto qui mi sta spavando il rosetto, ma vabbè. Ho preso le mie solite veline Soft Dream. Ecco qua, niente. No, era solo perché volevo sapere un po' come stavate. E appunto, spero che stiate bene. Io sto bene, si va avanti, come si vuol dire. Sì, è vero, sto facendo troppi video, ma non li pubblico tutti oggi perché altrimenti non riuscite a seguirmi, cioè a guardare i miei video. Però ci tenevo a fare questo video così, che criccio, dove vi, insomma, dopo vi parlo del più e del niente, praticamente. Da quando avanti farò questi, se riesco a fare questi video chiacchierici, li farò con la fotocamera, perché ho visto che si vede di più, si vede bene. Scusate se guardo altrove della fotocamera, ma ogni tanto questa fotocamera non mette bene a fuoco, mi accorgo, ma vabbè, niente dettagli. Perché voi dovete sapere che dietro questa registrazione c'è lo specchio retrovisore, non lo specchio della fotocamera, ovvero dietro la macchina da presa c'è uno specchietto, perché se no non riesco a vedere come sono dietro la fotocamera. Nulla, spiegazione poco capibile, non so se si dice così, vabbè, spiegazione poco inconcepibile da capire, però sì, questo è, insomma, mi ho dovuto mettere uno specchietto perché c'ho l'obiettivo fisso dietro, si vede, se riesco a farmi capire, non so come si dice, però non so come si suol dire. Aspettate, ve lo faccio vedere come sono, così almeno capite bene cosa vi voglio dire. Ma penso che l'abbiate. Faccio vedere se mi sto vedendo anche io. Tutto lì. Questa qua è la mia finestrina. Mi sono spiegata lo stesso male, però penso che sia capito al volo. Più o meno, siamo lì. E niente, oddio. Qua mi cade tutto, vabbè. Adesso siete di nuovo storte. Sto cercando di raddrizzarvi un po' la fotocamerina, nell'attesa che non mi casca, perché sennò veramente no, non se ne può. E niente, aspetta che vi raddrizzo un po', mi metto un po' più su come all'inizio del video. No, troppo, ok, sì, così ce la faccio. Allora, cosa vi stavo dicendo? Dunque, che tanto per cominciare, oggi sono uscita un po' a fare un po' di
solite mie camminate, non dico mattutine perché erano già le 8 passate, le 8 e mezzo passate del mattino, e vado, non dico proprio a sgranchire le gambe, ma più che altro a fare un po' di passi per, insomma, per non stare sempre chiuso in casa, per non farmi venire troppe rimuginamenti di cose che non servono a niente, per non fare troppo la pensierosa. Sono andata un po' di giro di casa, ho fatto il solito giro lungo e largo di casa. Sono andata un po' al porticciolo, ho fatto anche un videoblog col telefonino perché con la telecamera mi pesa un casino con questa che sto registrando. Quindi da qui in avanti penso che non registrerò solo con l'iPhone ma anche con questa, sempre che non mi abbandoni mentre sto registrando, perché vi dico sempre perché non registro col telefono ma con la Canon e non col telefono. Perché il telefono non mi abbandona subito, mentre la Canon sì. Vabbè, siccome c'era vento, c'era un po' di venticello di arietta fresca, non molto fresca, ma sì, un'arietta c'era, aria c'era, al porticciolo, al porto di Palau, perché io abito a Palau, in Sardegna, chi non lo sapesse, non è in provincia che, vabbè, in provincia di Sassari, diciamo la verità, a Palau, per chi non lo sapesse, che dubito che non lo sappiate. Tutto sommato sono andata al porto per cosa? Per farmi una girata così lungo e largo, un po' camminate così, tanto per respirare un po' d'aria pulita che non fa mai male. E, ovviamente non avevo questo rossetto, ero senza rossetto, ero con la mascherina. E, io, vabbè, a parte che mi ho ridefinito un po' le sopracciglia perché non potevo stare con due mozziconi di sopracciglia che ce l'ho veramente mozzate, mozzate che più così non si può, e quindi ho detto sì, mi uniformo le sopracciglia perché non so se dice così, scusate, ma il mio rincoglionimento non si sa dove finisce e vabbè, e dove inizia, ma lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. E sì, ho detto prendo la mascherina, mi uniformo le sopracciglia prima di uscire, poi mi metto la mascherina, borsa, scarpe da tennis, non mi metto le scarpe da tennis tanto non ne vale la pena, e tanto, vabbè, come si dice, adesso mi sono rimessa da casalinga, però sto sempre come ero vestita per uscire di casa, leggings, questa maglia che mi vedete addosso, sì. Le scarpe da tennis che sono della Nike, sì. Coprispalla mi sa che l'ho lasciato in sala, se non erro, insieme alla borsa, sì. Yeah. E vai, che bella novità. Cosa dirvi di bello? Non ho messo gioielli, volevo mettere un gioiello, ma non ne ho messo. Quindi capirete bene che. Scusate, mi sembra di avere lo setto nei denti, non si sa mai. Capirete bene che non avevo voglia di truccarmi troppo. Volevo solamente darmi una bella messa a posto le sopracciglia e andare per i fattazzi miei. Ovviamente non sempre con i fattazzi miei, ma vabbè, fare qualche piccolo mini videoblog che è durato un'eternità. E dura un'eternità. Infatti non l'ho tagliato, ho detto a mia cugina, casomai lo taglio. Sì, col cavolo che l'ho tagliato. Non l'ho tagliato perché tanto. Non so bene da che punto partire del video che ho fatto, del videoblog dico, al punto della fine che devo tagliare, dal punto a punto, da clip a clip, boh, vabbè, sono sempre la solita. Io dico sempre che voglio tagliare, poi alla fine non taglio una mazza. Cosa vuol dire questo? Che devo imparare ancora bene a capire, devo avere come dice, vabbè, come dice nessuno, come dico io sempre. Io vorrei avere un meno come quando ero all'inizio del mio canale YouTube, come ero quando ero, vabbè, sono un utente anche adesso YouTube, senza tanti fronzoli. Da utente che sono, vorrei cercare di avere un minimo, ma dico un minimo di occhio critico di come si taglia un video per poterlo pubblicare sul web, ovvero su YouTube. Altrimenti non mi capaci di questa cosa qui di registrare video, poi non so per tagliare almeno la parte che interessa di più alle persone che mi seguono, che mi guardano e
e così via. Niente, ragazze, io vi lascio a questo spezzettone di video, che non so quale video metterò adesso, ma voglio vedere un po' che non vi lascio questo spezzettone, casomai ve lo lascio così sto video, tanto non vi chiediccio, ma era solamente per dirvi che ho fatto questo videoblog. Non so se lo pubblico o meno, però almeno vi ho fatto vedere un po' di cose belle di Palau, almeno qualche pezzettino ve l'ho girato. Non vi ho fatto vedere tutto perché, vi ribadisco, registro sempre con la fotocamera frontale perché non voglio avere problemi con la gente che giro per Palau, che mi dice: ma tu cosa cacchio stai facendo? Cosa registri? Ci stai riprendendo? Ma che ti riprende a te? Che ti riprende? Che non sei il mio soggetto preferito? No, adesso lo dico, ragazze, perché me so stancata, come si suol dire a Roma. Me so stancata. No. Se dovete dirmi a me non riprendere perché qui, perché là, allora sì, sulla strada sbagliata, io riprendo quello che mi pare. Certo, non riprendo a te, che non mi interessi, ma riprendo il mare, il porto, quello che mi gira intorno, ma non dico a te che chissà per quale motivo non vuoi essere ripresa. Io non ne ho idea di perché, che cavolo di testa ti gira a te che non vuoi essere ripreso o ripresa, non lo so, boh, non ho idea del motivo per che cacchio ti gira a te che non vuoi stare ripreso o ripresa, che cavolo, boh, io non so che problemi hai, non ti interessa, boh. Io dico, sono youtuber, non dico di successo perché sti cavoli, che mi si, non dico cose volgari perché sono youtuber, mi bama, vabbè, mi banna. Comunque, sì, non mi interessano queste cose e sinceramente non mi interessa neanche essere, come dico, presa non so come spiegarmi. Sì, insomma, non mi piace a me queste riprese da altre persone che mi dicono: ma tu perché cacchio mi riprendi? Ma che cacchio ti si... Vabbè, nulla, ragazze. Era solo, non dico un video sfogo perché non me ne interessa niente. Però la gente a volte mi chiede: che problemi hai a farti riprendere? Tanto alla fine poi metto muto alcune parti del video, altre parti del video invece metto della musichetta, quindi che te frega se vieni nel mio video, nel mio canale YouTube, capo. Vabbè, sembra che alle volte uno ci debba, boh, abbia paura che ne so, di essere messo in piazza sul web. Vabbè, diciamo, stare là, stendiamo un velo pietoso su questa situa del giorno, della situazione, di queste cose qua che per niente YouTube sembra che a volte sia un dramma, un melodramma per le persone che guardano questo cacchio di canale. Vabbè, nulla, niente, ragazzi, questo era tutto per adesso, era tutto, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, era solamente un video così che chiriccio, tanto per parlare con voi, per conversare con voi, perché altro io non ho che portare video così tanto per parlare un po' con voi. Premetto già che non so se ci sarà sigla o meno su questo video, perché non credo che vi saranno sigle. Molti mi dicono: fai un'introduzione sui tuoi video, anzi, intorno al montaggio, fai un'introduzione. Ma che cavolo di introduzione devo fare se poi alla fine non sono neanche buona a tagliare i video? Proviamo a fare un'introduzione, ma no, ragazze, non ci provo neanche perché da telefono ci riesco. Anzi, ringrazio pubblicamente a Stefi perché mi ha fatto la sigla dal telefonino per montarla da telefonino. Ma un conto è metterla da computer a montare la sigla, a rifarmela io da capo, non ci provo neanche. Potrei fare una sigla con la libreria di YouTube, ma direttamente Nine, quindi no. E sì, ragazze, io al limite vedrete qualche miniatura di quelle fatte così alla shue shue, come si suol dire, alla veloce, una mia fotuccia col, come si suol dire, col rossettino in mano,
come so dire, non è una recensione, ragazze, già lo premetto. Non l'ho detto all'inizio, ma lo dico alla fine, sempre se verrà visto sto video, se no. Sti cavoli. metterò una foto di miniatura, sorridente, non lo so. E basta. Io vi saluto e grazie ancora. Bene, se vi è piaciuto questo video, perché non mettere un like di supporto? Come dicono gli americani, un bel thumbs up, commentate, iscrivetevi perché è gratuito. Finché sarà gratuito, poi che ne so. E poi attivate la campanellina per rimanere aggiornati su cosa? Sul mio canale YouTube. Bacio, ciao, a presto, ragazze. Come dice Travis Curl, stay tuned sul mio canale YouTube. Ciao!